Blogos by Music. Ciao a tutti, io sono Alessio, Blogs by Music. Stasera siamo in compagnia dell'Interno. Ehi! Hey. Ciao! Che ci parlano un po' di ciò che suoneranno questa sera. Che cosa proponete come musica? Ho sentito che c'avete un album che è uscito. Che è uscito e ne vogliamo fare un altro a breve. È uscito 2 anni fa. L'occasione della rassegna Mr. Rock, giustamente. Ci presentiamo in una veste. Che è una veste un po' insolita. Sì, siamo solamente in tre, di solito siamo in 5, infatti noi stasera preferiamo chiamarci Lilt, perché l'Interno, la veste in cui siamo nati e quella in cui magari ci troviamo più a nostro agio. Però anche il concerto acustico dà più la sensazione della musica che stai suonando, ti riapproprio un po' dei testi. Never try to understand my complicity. I don't need to try. Da dove nasce il nome del gruppo? Ci chiamavamo Pushing Up the Gates, era troppo lungo e difficile, abbiamo cambiato, abbiamo scelto un nome semplice, in italiano. E il disco che volete registrare, appunto, ci potete dire qualcosa, qualche anticipazione? È in cantiere. Stiamo facendo i pezzi nuovi. Nessuno dice la verità, è che siamo lenti come la morte. Ogni Interno, facendo parte della famiglia, vuole mettere la sua interpretazione. Ogni membro deve essere al 100% d'accordo su ogni accordo. Chiaramente per promuovere il disco vecchio. Abbiamo fatto molti concerti, sì. Diciamo che c'è stato un periodo iniziale su cui ci siamo mossi anche abbastanza. Ultimamente, per varie ragioni, ci siamo molto stanziati nella zona bolognese. Abbiamo fatto anche dei concerti particolarmente soddisfacenti, abbiamo suonato con i Melancholy, con gli Adolescent, con i Bouncing Souls, Get Up Kids, con i Carpazia. Abbiamo partecipato a molte, diciamo, eventi live anche molto diversi, da dei centri sociali a dei club, a dei concerti all'aperto, però principalmente in zona Bologna. È chiaro che questo è un po' limitante, però ci ha dato la possibilità, insomma, di farci conoscere da un pubblico locale e anche di farci volere un po' bene. Okay. La cosa bella dei concerti è che riuniscono vari tipi di persone, giovani che magari ascoltano anche musica più commerciale, sempre di livello rock alternativo, punk, ma anche più veterani o anche più estremi. È bello della nostra musica, ma anche dei locali che frequentiamo. Ringraziamo l'Interno, allora. Ciao. Vi ho presentato Blogos by Music, il sito www.iblogos.it. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.